in compagnia di Corrado Cone, che è un filosofo e anche uno studioso di teoria politica, peraltro, il direttore scientifico della Fondazione Luigi Einaudi, che su Libre TV abbiamo avuto, insomma, ci sono stati degli eventi che abbiamo registrato. Ovviamente non possiamo non intrattenerci con lui e stimolarlo un po', ovviamente, sulla attualità politica e su quelli che, ecco, gli chiediamo quali sono i difetti strutturali in qualche modo che hanno portato a questa sorta di quasi diffusa convinzione di una difficoltà veramente che probabilmente già per la elezione di Presidente delle Camere l'Italia non aveva mai conosciuto. Insomma, ecco, c'è qualcosa che si è sbagliato nel senso strutturalmente alla base, non so, per esempio la legge elettorale, o è una questione di in qualche modo contenitori politici e quindi anche di persone? Ma l'una, diciamo che ci sono due livelli di analisi. Il livello della legge elettorale sicuramente insomma, è qualcosa che ha pesato, e d'altronde tutti immaginavamo che si arrivasse a questa situazione, perché la legge elettorale non prevedendo né un premio di maggioranza se non ad un livello che non potevano raggiungere, nessuno poteva raggiungere, e non prevedendo nemmeno il doppio turno, insomma, era abbastanza, insomma, naturale questo sbocco. Quindi ovviamente le leggi elettorali si fanno in base agli interessi dei partiti. Purtroppo gli interessi dei partiti non coincidono con quelli dell'Italia in questo momento, questo è, diciamo, la prima cosa a osservare. Per esempio, se ci fosse stato un cancio a un doppio turno, anche tutte le, diciamo, le cose che si discutono questa settimana, ma il PD deve collaborare, non deve collaborare, questi, diciamo, dilemmi l'avrebbe sciolto direttamente l'elettorato al secondo turno, perché si sarebbe andato a uno scontro 5 Stelle e centrodestra, e poi, insomma, quelli del PD ognuno avrebbe votato come meglio credeva. Quindi, insomma, era un esito quasi scontato, e quindi questo della legge elettorale è sicuramente un problema serio. Poi c'è, diciamo, un problema più di fondo che riguarda appunto la struttura del nostro sistema politico, dove in effetti i partiti tradizionali non godono più, diciamo, ad almeno 20 anni più di fiducia. E, diciamo, dopo la fine della cosiddetta Prima Repubblica l'Italia non ha ancora raggiunto un equilibrio, siamo ancora alla ricerca di questo equilibrio che non c'è. Si vota soprattutto per protesta, e questa protesta, insomma, Berlusconi prima, Renzi poi, hanno cercato in qualche modo di farla propria, ma anche di istituzionalizzarla. Adesso invece abbiamo, diciamo, delle forze che mi riferisco in particolare al voto della Lega e a Movimento 5 Stelle, che, insomma, con le istituzioni così come sono hanno qualche problema, almeno, diciamo, a livello di intenzione, però ovviamente prima o poi si scontreranno con le durezze della politica. La politica non si può ragionare a livello di purità o impurità come fa il Movimento 5 Stelle, cioè la politica è per definizione l'ambito dell'imbuto, del compromesso, e quindi prima o poi il Movimento 5 Stelle dovrà accedere qualcosa. E poi insomma, io credo che l'unico elemento netto che è emerso dalle elezioni sia stata la frattura territoriale fra un nord che è molto interessato ai problemi proprio della sicurezza, che la Lega in qualche modo, insomma, fa propri, e un sud che invece come posso dire, è interessato più a problemi proprio sociali, economici, e vede nel Movimento 5 Stelle, da questo punto di vista sicuramente un'espressione più della sinistra che della destra, vede una possibile alternativa. Il problema fondamentale è che le forze, diciamo, più moderate, che sono a destra Forza Italia, a sinistra il PD, sostanzialmente non sono state premiate dagli elettori. Forza Italia non è stato premiato perché
è un partito legato troppo a una sola persona, che comunque ha una sua età, comunque ha problemi di elegibilità, cioè viene comunque vissuto come il vecchio in qualche modo. E il PD è perché cioè il PD ha fatto, diciamo, dopo il fallimento del progetto renziano, che era stato premiato soprattutto all'europeo da parte del voto, dopo questo, diciamo, il PD ha fatto una sorta di politica che non ha convinto le persone, perché è stata percepita come una politica chiusa, insomma, autoreferenziale, eccetera. Per esempio, sicuramente il problema della sicurezza, dell'immigrazione ha giocato, perché cioè a un certo punto, diciamo, l'impuntarsi del PD su alcune cose tipo lo ius soli, eccetera, è stato vissuto proprio come una sorta di affronto allo spirito popolare, mentre, diciamo, le vere classi dirigenti prendono atto di quello che è lo spirito liberale, ovviamente poi per incanalarlo e per renderlo anche, diciamo, più domestico, cioè per esempio il vecchio PC sicuramente era maestro in quest'arte della politica, invece se ci si pone contro, sempre pure, diciamo, l'insistenza sul tema dell'antifascismo è sembrata a tutti esagerata, quanto più per motivi interni che non per segnalare un pericolo vero. Quindi, diciamo, il PD ha sbagliato questo, cioè dopo la sconfitta di Renzi al referendum ha perso un po' la rotta, anche se poi il governo non è stato un governo cattivo, insomma, e ha cercato, insomma, di fare quell'operazione di rammendo che poi tutto sommato è quello che si può chiedere alla politica. Secondo me, ecco, un altro problema forse vero, serio, è che noi italiani siamo abituati a chiedere troppo alla politica, mentre probabilmente la politica deve creare sicuramente le condizioni per liberare energie, deve mettere in condizione gli individui di poter operare, ma poi gli individui devono operare da soli, non devono aspettare né prebende dallo Stato né risposte a problemi, insomma, che, diciamo, la politica in quanto tale non può dare. Questo mi sembra il quadro, che è abbastanza complicato, è sicuramente una situazione di stallo, dove secondo me insomma, non se ne esce se non con un governo forse di tutti o di nessuno, del presidente, non so come, anche perché non credo che se si va di nuovo al voto le cose cambiano molto. Mentre, ecco, diciamo, quello che secondo me forse l'unica cosa che bisogna un po' vedere è come reggono PD da una parte e Forza Italia dall'altra, cioè se questa convergenza delle forze di destra verso Salvini e quelle di sinistra verso il Movimento 5 Stelle, insomma, assume, diciamo, ancora una massa critica ancora più consistente nei prossimi, insomma, certo, una situazione di stallo. Diciamo che ci sta anche una strano fenomeno di sondaggistica politica che generalmente dopo le elezioni non dovrebbe esserci, e invece si continua a fare sondaggistica soprattutto nell'ambito, diciamo, centrodestra, per capire un pochino se puntare alle elezioni potrebbe essere per Salvini, ovviamente, effettivamente la possibilità di prendere questa onda lunga di trionfo. Secondo me tutto sta a vedere un attimo come tengono al colpo Forza Italia, che se tutto sommato lo smottamento verso, diciamo, Salvini e 5 Stelle non ci sta o non ci sta in maniera massiccia, almeno che non si va subito a un sistema fortemente maggioritario o al doppio turno, la situazione non credo che rimanga sempre, che purtroppo ci sono tre forze, come d'altronde in Francia, perché in Francia è la stessa situazione, anzi in Francia forse aggiungendo Melanzone era addirittura, no, tre, perché poi i socialisti costano però, e poi il doppio turno in qualche modo ha chiarito un po' la faccenda.
Bene, a questo punto niente, le auguro ovviamente un buon lavoro con questa tavola rotonda, a ritrovarci su Libre TV, anche se è interessato alle altre cose che ha fatto il cantiere, che sono tutte quante nel nostro archivio. Grazie, grazie a voi. A Corrado Cone. Grazie.